Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Yuzi e oggi siamo al quarto episodio della Trick Series. Oggi andiamo a vedere lo Yospin. Yospin che è una delle basi dell'FPV e che un buon pilota di freestyle deve conoscere bene. Ora andiamo a vedere quali sono le applicazioni e soprattutto come si fa. Ok, facciamo un pochino di teoria prima di vedere la parte volata. Allora, noi abbiamo il nostro quad che come sempre viaggia inclinato. Quindi se noi andiamo ad utilizzare soltanto lo yaw, che cosa succede? Succede che il quad punterà terra, cielo, terra. Quindi dobbiamo andare a mixare sia lo yaw che il roll. Di conseguenza riusciremo a fare un movimento di questo tipo, quindi con la camera che punta sempre verso l'orizzonte o comunque il punto che ci interessa. Poi sarà nostra abilità e bravura riuscire ad usare questi canali in modo da riuscire a fare delle belle inquadrature. Ad esempio vedremo poi in uscita da un ostacolo, mentre lo superiamo continuiamo a guardarlo e ad allontanarsi. Si può fare in questo modo anche da sopra, passando in un gate. Sono tante le applicazioni di questo trick. L'ho messo tra le basi perché penso sia fondamentale riuscire a fare un buon yaw spin. Come vedrete poi può essere utile veramente in tante situazioni e dà un tocco un po' più smooth ai nostri video. Spostiamoci sull'altra inquadratura e vogliamo un pochino. Perfetto ragazzi, come detto, un'altra delle manovre base dell'FPV è lo yaw spin. Lo yaw spin che a parer mio è ancora più complessa delle altre manovre, perché dobbiamo mixare alla perfezione due canali. Allora, che cos'è lo yaw spin? Lo yaw spin, il nome ci potrebbe far pensare che è una roba tipo questa. Quindi agendo solamente sullo yaw, faccio vedere, guardate l'inquadratura della radio. Ok, questo qui era uno yaw spin fatto uno schifo. Perché? Perché io ho utilizzato soltanto un canale. Invece per fare un ottimo yaw spin devo andare a mixare entrambi i canali, quindi yaw e roll. Quindi andiamo a fare un esempio. Abbiamo detto che così è solo yaw, così è solo roll. Se io invece li vado a mischiare, vedete che più o meno riesco a tenere l'orizzonte sempre al centro dell'inquadratura. Facciamo rivedere. Vedete? Ovviamente lì, qui l'abilità è farlo in maniera veloce e fluida. Vedete? Bam! Mizzo insieme i canali. Devo fare... non c'è in realtà un modo esatto per aiutarvi, perché sta a voi, in base sia ai rate che alla vostra sensibilità, a mischiare entrambi i canali. Vedete, potete farlo anche più veloce. Ok, qui ho cazzeggiato un pochino. Vediamo di nuovo. Vedete, potete farlo raso terra. Potete farlo anche un po' più in alto. Ovviamente in altezza. Ecco, verso l'alto si nota ancora di più l'errore che si può fare. Vedete, in questo caso io... ho fatto uno schifo. In questo caso io vedo l'orizzonte. Vedete che lo tengo più o meno sempre centrato. Però in movimento è più difficile, perché avendo il quad inclinato dobbiamo valutare anche questo angolo. Che cazzo è questo? È Diego. È il buon Diego. Possiamo fare applichiamo le vecchie lezioni e facciamo qualche flip attorno al Diego. Yaw spin e recupero, split S, power loop. Split S, Diego. Quindi di nuovo yaw e roll. Anche dall'altro lato ovviamente stessa cosa, eh? Quindi di qua, ovviamente, come tutte le cose, da un lato verrà più semplice, dall'altro un pochino più elaborata. Però vedete che sto facendo dal lato che non è mio e prendo il palo. Infatti ancora io
In realtà i canali, ora che ci penso, non sono due ma sono tre. Perché oltre a gestire il roll e lo yaw, devo gestire anche il throttle. Perché se lo chiudo completamente vado a fare la grattata del secolo. Ok, vediamo qualche applicazione simpatica dello yaw spin. Potrebbe essere simpatico appunto usarlo. Oddio, mi è scivolato lo stick, mi sono cagato sotto. Dicevo, potrebbe essere utile usarlo per uscire da un ostacolo. Quindi ad esempio sto seguendo questo, vedete? Lo vado ad accompagnare in uscita, quindi continuo con lo sguardo del quad a seguire l'ostacolo che sto lasciando. Quindi ad esempio questo, recupero. Se vogliamo farlo qui sopra, la stessa cosa. Ok, direi che possiamo rientrare perché vedo troppe gocce d'acqua sulla cam, quindi significa che sta diluviando. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti se la serie vi piace, se avete qualche suggerimento per i prossimi episodi. Io sono sempre Yuzzi e ci vediamo al prossimo video. Bella raga!